nel quadro attuale abbiamo già avuto a gennaio una riduzione di altri 50 milioni di euro da parte della Regione Lombardia, che per la verità aveva coperto un'altra parte del taglio che il governo centrale aveva fatto, ma che ci vede ormai da 5 anni in un continuo decrescere delle risorse che vengono destinate a un settore, a un'area così importante come quella della mobilità dell'intera città, dell'intero paese, ma dell'intera città in questo caso bresciano. Può competere il trasporto pubblico locale con il trasporto privato? La prima risposta viene a dire difficile se non fai una politica che in qualche modo vada veramente con attenzione sul trasporto pubblico locale. Si guarda a settembre, quello è il momento in cui ci saranno delle risposte. Beh, noi a oggi sicuramente abbiamo settembre come traguardo di poter comprendere rispetto ai decreti, quelli del governo centrale che vedevano fino al dicembre 2015 quelle risorse identificate. Dal 1 gennaio 2016 non sappiamo se le risorse dedicate saranno le stesse o se ci sarà un'ulteriore contrazione. In un momento dove siamo comunque da 6 anni senza contratto nazionale, che è la base che regola comunque i rapporti poi tra organizzazione del lavoro ed economia del lavoro stesso. E quindi non avere un contratto nazionale perché non ci sono risorse economiche secondo le associazioni delle imprese e non è cosa positiva, in più avere anche ulteriori momenti di taglio. Certo, il trasporto non è l'unico elemento vitale del sistema paese, ma è uno dei fondamentali, non ci aiuta, sicuramente non ci aiuta. Si parla anche della questione di sicurezza, un altro punto dolente. Oggi si è registrata un'aggressione. Un ragazzo di giovane età, un quindicenne, ha colpito con un pugno l'autista di un pullman che è stato poi soccorso da un'ambulanza. Lei come commenta questa situazione che non sembra un caso isolato? Ecco, lo specifico di questo caso l'ho visto anch'io come news online e non ne sono a conoscenza poi di quelle che sono state le dinamiche che lo hanno composto. Certo che parto da quella della considerazione che lei ha appena espresso, dove dico non è accettabile che un lavoratore parta e vada al lavoro come dire, non abbia la certezza del suo rientro a casa così come c'era andato. I casi che si sono registrati nell'ultimo anno in qualche modo dimostrano che c'è proprio un problema, se vogliamo, mettiamolo, nella società rispetto a quello che era rispetto a una persona che sta facendo un'attività lavorativa. La formazione nella gestione della prevenzione del conflitto è un dato fondamentale perché la società sicuramente è cambiata. E un coinvolgimento però sicuro di tutti i soggetti in campo, cioè dalle forze dell'ordine alle società, e anche attraverso strumenti di videosorveglianza, meccanismi che diano la certezza di poter identificare il fatto avvenuto per il quale uno poi si assume la responsabilità di quanto ha commesso.